Solo se ti rende felice show, siamo tornati. Buonasera, sono Mario, benvenuti alla prima puntata della nostra nuova edizione, questo programma dedicato ai giovani talenti, che è l'idea, la filosofia della nostra radio, della nostra emittente. Ecco, colgo l'occasione per salutare il direttore artistico Gina Zato e il regista Jenny. Questo programma è nato veramente per dare lo spazio giusto a chi fa tanti sacrifici, come tanti giovani nel nostro panorama, sia musicale, teatrale, del cinema. E quindi è giusto che voi abbiate la percezione di poter conoscere bene l'artista che sta facendo e realizzando il proprio sogno. Allora, vi dico, siamo in diretta streaming su Facebook, domani saremo con puntate integrali su YouTube e Instagram, e siamo in diretta radio, www.radio1fi.ch. Ogni nostro appuntamento sarà con due ospiti, quindi adesso avremo il primo ospite che poi andrò a presentarvi e poi alle 22 avremo il secondo ospite, quindi sarà un susseguirsi di emozioni conoscere questi giovani che hanno tanto da raccontarci. Perfetto, è tanto tempo che non tornavamo in diretta, quindi devo prendere ancora un po' il ritmo, però noi siamo stati sempre connessi, abbiamo ascoltato nuovi brani, abbiamo deciso di scegliere un gruppo di giovani per poi presentarli a tutti voi. Perfetto, allora Jenny, sei pronto? Io adesso vorrei cominciare con la foto dell'ospite. È già pronto con noi, diamo il benvenuto a Federico Birindelli. Ciao Federico. Ciao, ciao a tutti. Tutto Benvenuto, come stai? bene? Tu come Tutto stai? Tutto bene, bene? tutto molto bene, tutto molto bene. Siamo un po' arrugginiti, dobbiamo riprendere il ritmo, Sì, eh. però Ci ci siamo perché poi siamo, ci siamo. quando si parla di musica e si parla di giovani come voi, ci rivediamo un po' nei sacrifici fatti da tutti. E quindi, Federico, sentiti libero di dire quello che vuoi, sei ospite con noi e quindi fai in modo che questa sia casa tua per mezz'ora. E quindi sentiti Ok. veramente di ospitare tutti i tuoi fans e i nostri radioascoltatori che cominciano a conoscerti, anche se la tua canzone e il tuo singolo va in onda sulla nostra radio almeno 4 volte al giorno perché è di una bellezza Wow. unica. Ok, Wow. Federico, adesso ti lascio solo. Presentati, Ok. Federico, ci vediamo più tardi. Va bene, a dopo. Ciao, Fede. Allora, ciao a tutti, io sono Federico Birindelli, vengo da Lucca, ho 17 anni e sono un cantante. Il mio nuovo singolo si intitola Himalaya e nasce, come dire, è una storia d'amore tra due persone dove si chiamano l'un l'altra dall'Himalaya, proprio perché tramite questo monte si ha l'eco, un forte eco che rappresenta l'amore tra queste due persone. E secondo me è veramente un tema fantastico perché di amore, cioè, nei giorni d'oggi se ne parla anche un po' poco, ecco. E questo brano è stato scritto da Luigi Fabio Mosello, che saluto. E arrangiato da Roberto Russo. Volevo ringraziare di cuore anche la mia famiglia che mi ha sostenuto e soprattutto anche la mia grandissima vocal coach Cosetta Gigli, che senza di lei veramente non sarei arrivato da nessuna parte. Devo l'amore per il canto anche a lei. Il percorso di un artista, cioè per scrivere anche una canzone, ci vuole di avere molte cose dentro di sé, molte emozioni e bisogna sapere anche trasferirle agli altri. Bisogna cercare di capire anche quello che le altre persone vorrebbero sentire. Come dire, però, cioè, bisogna ascoltare molto anche noi stessi, secondo me. Per scrivere una canzone, cioè, ci deve essere anche un po' un dialogo con noi stessi e dire io sento queste emozioni e voglio farle trasparire tramite questa canzone. Questo è anche un po' il lavoro che abbiamo fatto con la canzone Himalaya, proprio perché rappresenta questo amore a distanza, ecco. Questa non è la mia prima canzone, ne ho scritte altre, potete andarne ad ascoltare su Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme digitali. E inoltre voglio ricordarvi che Himalaya, oltre ad essere il tormentone dell'estate 2020, è disponibile su più di 100 digital store e su anche 240 paesi nel mondo. Che altro dire? Questo è il mio brano, ascoltiamolo tutti. Federico Birindelli, Himalaya.
Passano i giorni, io faccio le foto ai paesaggi che portano un segno di te. Sono anni che passo pensando al momento in cui avrò la tua mano sul viso. Passano i sogni e ti aspetti che i prossimi anni si tengano di blu. E dipingi su tela il ritratto di lei ascoltando il tuo solito blues. Come sempre dai ascolto alla tua vanità e non trovi spazi per sentire la tua anima. Ti chiamo dall'Himalaya perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Io ti chiamo dall'Himalaya perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Mi attenti di un giorno infinito che parla di te, sentimenti che affiorano dentro che dicono tanto su quello che sei. Trovano posti i colori di un cielo sbiadito che vedo da qua, la mia gabbia di luce è appesa lontano dal luogo della mia città. Come sempre dai ascolto alla tua vanità e non trovi spazi per sentire la tua anima. Io ti chiamo dall'Himalaya perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. E ti chiamo dall'Himalaya perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Tu mi frulli in testa durante la notte, come parole non dette al cellulare a volte. Sei quella spinta interna che mi ricorda la vita. So che la nostra storia non è mai finita. Tu cambi pagina al tempo con facilità. Io metto il freno a mano alle fragilità. Ora stringiamoci forte, se ci riusciamo ancora. Il nostro amore eterno non può durare un'ora. Io ti chiamo dall'Himalaya perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Io ti chiamo dall'Himalaya perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora posso gridare amore. Io ti chiamo dall'Himalaya perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Io ti chiamo dall'Himalaya perché forse se vado in alto tu mi riesci a sentire ancora e ti posso gridare amore. Eccomi qua, eccomi qua. Mi senti Federico? Eccoci. Bravo, 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 bravo. Grazie mille. Un gran brano, poi questo brano esprime proprio passione e felicità. E non credo sia solo il tormentone dell'estate, credo che sia. È proprio un brano radiofonico che andrà sempre. E ti auguro davvero che fra 10 anni si sentirà ancora come il boom del 2020. Vabbè, ecco. Speriamo, dai. Assolutamente. E nulla, perfetto, tu hai già citato un pochino il tuo percorso, anche se sei giovanissimo, ti ho detto 18, ne 17, ma no, manca poco. No, 18. Ah, 18, perfetto, compiuto. Ok, benissimo, perfetto. Allora, il tuo incontro con Cosetta Gigli, che è una cantante lirica, o sbaglio? Sì, sì, esatto. Perfetto, com'è stato l'incontro? Ecco. Vabbè, fantastico, come sempre. Da Cosetta non ci si può aspettare altro che qualsiasi cosa di fantastico. E, dove l'hai incontrata? L'ho incontrata tramite una mia amica. Praticamente io volevo iniziare a prendere queste lezioni di canto. Questa mia amica mi ha presentato Cosetta e da lì è nato questo amore, diciamo, a prima vista, possiamo dire. Ok, perfetto. E poi da lì sei diventato il suo allievo, no? Esatto, esatto. Ok, ho visto che hai anche fatto dei provini per X Factor, amici. Eh sì, esatto. Che ricordi hai? Allora, i talent show sono fantastici a parer mio, perché fanno crescere comunque sia un artista sempre e comunque. Allora, diciamo che X Factor è stato quello un pochino più traumatico, perché praticamente ci siamo dovuti alzare la mattina e prestissimo per riuscire ad essere in coda per fare il certo, perché lì avrai il numerino, no? Esatto, io se non mi sbaglio era il numero 25.036, non male. Se non erro. E
Niente, è stata una bellissima esperienza. Tra l'altro eravamo in un hotel super lussuoso a fare questi provini a Milano in centro. E niente, mi sono divertito tanto, ho conosciuto moltissime persone con cui parlo anche, cioè ci ho parlato anche prima per farti capire. E quindi niente, Infatti, anche come X-Factor. dicevi te, forse è proprio un modo per incontrarvi tra tutti voi, Esatto, ecco. esatto, 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 è proprio Darvi quello. forza, via. Vi date Esatto, forza anche. l'un l'altro. Esatto. E poi amici, amici che l'ho fatto quest'estate. Anche questa è stata una bellissima esperienza. Io non ci speravo neanche che mi chiamassero, sinceramente, era proprio l'ultimo dei miei pensieri. E però mi hanno chiamato. E niente, sono dovuta andare a Roma negli studio della Mediaset e anche lì ho conosciuto tantissime persone con cui, vabbè, lì leghi subito con tutti perché sono sconosciuti ma con la tua stessa passione. Quindi c'è sempre E qualcosa che ti infatti. lega con queste persone, riesci a parlarci in maniera semplice, riesci a parlarci subito. E anche lì mi sono divertito tanto, ho conosciuto anche tanta gente famosa e è stata una bella esperienza anche quella. Bello. Come nasce la tua passione per la musica? Cioè, c'è una canzone Allora. che ti ha trascinato, che hai detto magari canto anch'io. Allora, la passione per la musica c'è sempre stata. Sin da quando ero bambino guardavo sempre molti concerti live, musical, in televisione e cose varie. Però un artista che mi ha ispirato tantissimo è stata Ariana Grande, che veramente tramite lei ho avuto moltissima ispirazione, ho detto ma perché non provarci? E niente, questo. Poi vabbè, la Benissimo. passione per la musica si è, diciamo, un po' più evoluta nel periodo delle medie, dove ho iniziato a studiare pianoforte e poi successivamente alle superiori ho deciso di dedicarmi al canto, ecco. Bravo, bravo, bravo. E c'è una canzone a cui sei legato? Una canzone di un artista a cui sei legato maggiormente, che la senti quando hai bisogno di energia, ecco. Allora, ce ne sono diverse. Alcune più recenti, altre meno. Diciamo che ho una canzone per ogni tipo di periodo, cioè non è che ho una canzone che, diciamo, come dire, prendo ispirazione solo da quello, mi ha ispirato solamente quella. Ho diverse canzoni che mi hanno ispirato. Certo, che tu la leghi a un momento tuo particolare, Esatto, che si ecco. legano, esatto, a determinati momenti, che tutti questi momenti formano cioè, delle sensazioni fantastiche, che anche quelle lì ti portano anche a scrivere. E una di queste Certo. canzoni, tra l'altro, è molto recente, è Va tutto bene di Giulia Molino. Non Sì, so se hai bella. presente, è molto Sì. bella quella canzone. E vabbè, poi ci sono canzoni che mi hanno ispirato, vabbè, i classici, come può essere, non lo so, i Queen, classici Eh Queen, beh, quindi bene. e un po' tutto il repertorio italiano, ecco, che mi ha ispirato. Adesso leggendo qualche notizia su di te ne ho un bel po', io poi sono un curiosone di natura, quindi ti ho scaricato anche cose che tu non sai, forse. Comunque sei un artista a tutto campo, perché oltre alla musica sei anche protagonista nel mondo della moda, hai fatto provini per il cinema. Ci dici qualcosa in più Esatto. o rimane un tuo segreto Ma professionale? allora, sul fatto di moda ho fatto qualche shooting per brand e catene, e solo che non, vabbè, non posso dire nomi. Certo. E per il cinema per ora è un po' tutto top secret in questo Va momento. bene. Però è un mondo che ti appassiona, che ti Esatto, anche affascina, quello. diciamo, che ti affascina. Bene, Esatto, allora ti esatto. faccio in bocca al lupo. Ho fatto anche teatro per 6-7 anni in compagnie locali e anche quella lì cioè, sono esperienze che mi hanno fatto crescere molto. Assolutamente. Il confrontarsi comunque aiuta sempre a darti Esatto. qualcosa in più. Cosa ti emoziona di più quando ti esibisci, quando canti, soprattutto quando canti un tuo brano? Allora, mi emoziona molto il fatto che le persone molto spesso, anche inaspettatamente, cantano il brano, magari anche persone che non conosco. Io vado cioè mi presento ad un concerto e le persone conoscono i miei brani, e questa è una cosa che veramente mi fa emozionare. È veramente bello salire sul Come è palco e capitato a dire. me, come è capitato a me, la cantavo prima che io Esatto, sapessi è che la veramente redazione bello. veramente sì, è quello. E
Ti capita ogni tanto di pensare a ciò che hai scritto, da cosa ti ha portato a scrivere quel testo? Sì, io ogni volta che scrivo, cioè ogni mia frase in ogni mio testo ha un significato per me e cerco sempre di trasmetterla a tutti quelli che andranno poi ad ascoltare il brano. Quindi, cioè, è anche questa la difficoltà di un artista, riuscire a cioè, riuscire anche a trasformare molto spesso anche dei momenti brutti della nostra vita in arte. Certo, raccontare tutte le emozioni, che siano esse Esatto, sia negative o belle positive. sia brutte, esatto. Assolutamente. Ok, tu ci hai parlato un po' del tuo singolo Himalaya, che è bellissimo, e complimenti ancora. Grazie. Ok, tu hai raccontato una storia d'amore a distanza, però per chi lo ascolta, perché noi ascoltiamo la radio, quindi il nostro programma di radio, sembra proprio un inno per i giovani, perché Himalaya sembra di voler scalare una vetta. Quindi, oltre che Esatto, una storia anche. d'amore, è anche un inno ai giovani, o no? Esatto, anche, è anche un inno ai giovani, esattamente. Ti è capitato È qualche volta? proprio. Ti è capitato qualche volta No, di dimmi. parlare? Sì, ti è capitato qualche volta di parlare a un tuo amico, a una tua amica che vogliono realizzarsi in qualcosa e sei riuscito a spronarli, nel senso di dire: ok, ce Certamente, l'ho certo. fatta. Certo, cioè, Cosa gli secondo me, dici? quando, esatto, quando tu hai un obiettivo. La mia filosofia è, il mio pensiero è, devi fare tutto il possibile per riuscire a raggiungere questo obiettivo. E, anche cioè, tramite questa canzone si riesce anche a intravedere questo tema. Certo, no, infatti, lo si nota. Immagina di poter scegliere a tuo piacimento un artista da poter duettare su un palcoscenico importante. Chi sceglieresti? Puoi scegliere due nomi, un altro non lo Ariana vuoi? Grande. Perfetto. Se mi dai anche un'altra scelta, io direi, vabbè, prendiamo un maschio e una femmina. Una bella domanda questa, eh. Ce ne sono molti, ce ne sono. Va bene, ci arriveranno. Io direi che in questo momento anche un duetto con Michele Bravi mi piacerebbe. Eh beh, non sarebbe male, infatti. Molto bene. Ok, immagina adesso che un tuo brano viene scelto per una colonna sonora di un film. A che genere di film lo abbineresti o Vabbè, vorresti? dipende dal brano che si prende in Perfetto. considerazione. Ok, scegli il brano, scegli il film. Vabbè, allora, intanto dimmi te che tipo di brano, Il tuo no? Il mio brano. brano, ok, Eh il mio brano certo. Himalaya. Allora, il mio brano Himalaya io lo vedrei bene in un contesto, in un film molto allegro. Non so, dimmi te qualche altra domanda in modo tale che ti posso costruire un discorso molto. No, no, vabbè, nel senso che, ok, la tua canzone Himalaya lo vedi, non so, adatto a un cinema allegro, diciamo, a una comedy, Sì, diciamo. esatto, una comedy. E chi dovrebbero essere gli attori a interpretarlo? I principali? Questa è una bella domanda, Aldo, Giovanni e Giacomo. Spettacolo, ci potrebbe stare. Fantastico, se ce li vedo già. Vedo già Aldo a cantare Himalaya. Sì, Bello, ce lo vedo. bella fantasia, bravo Fede, benissimo. Ci vuoi parlare di qualche tuo progetto futuro? Di qualcosa che puoi dire? O... Allora, parlando a qualcosa, possiamo dire anche un nome che è Sanremo, Ma che però bello. non posso dire altro. Bene, incrociamo solo Cioè, le dita stiamo tutti. lavorando a qualcosa, però non possiamo dire ancora cosa. Va bene, va bene, va bene. Ok, Federico, adesso ok, prima del brano Himalaya, il tuo brano, gli altri due brani? Ne puoi parlare Io degli altri brani prima? Sì. ho scritto anche un'altra canzone che si chiama Stelle Cadenti, Sì, che ho scritta ascoltato. interamente da me. E la colonna sonora, io avevo un'idea, l'ho portata in studio e un mio amico con la chitarra mi ha aiutato a realizzarlo. E niente, questo brano è diciamo nato un po' da cioè, Stelle Cadenti, sì, molto spesso la gente mi
mi dice: ma c'entra qualcosa il periodo di agosto dove ci sono le stelle cadenti? No, io gli dico: no, Certo. sinceramente no, perché parla di questa storia d'amore sempre con questa ragazza che ho conosciuto in vacanza. E niente, parla un po' della loro relazione e di come in poco tempo sono riusciti a legare e diciamo a diventare quello che sono poi diventati. Bene, bene, quindi due brani ben indirizzati, cioè sono nati già con l'idea di quello che tu volevi trasmettere, quindi Sì, questo è già, esatto. per essere così giovane, veramente devo farti i complimenti, perché di solito si cantano delle canzoni, sì, allegre, però restano lì, ecco, invece il tuo Sì, è. testo, ascoltarlo, ecco perché dico sempre di ascoltare i brani in radio. Ascoltare i brani in radio e poi seguire i nostri programmi per presentarvi l'interprete, però Certo, certamente. ascoltare i brani in radio è la cosa più importante che sia, veramente riesci a capire quello che ti vogliono trasmettere. E quindi le tue parole sono Esatto. ben precise. Avanti così, mi Grazie. raccomando. Grazie Cosa mille. significa per te la parola coraggio? Allora, la parola coraggio può avere diversi significati, cioè dipende dal contesto in cui viene inserita. Coraggio per me vuol dire anche riuscire ad accettare una situazione e magari tramite questa situazione riuscire magari anche a scriverci una canzone, come sta succedendo, riuscire anche ad accettare se stessi vuol dire essere coraggiosi. È questo, diciamo, quello che significa coraggio anche per un artista. Quindi accettare delle situazioni e riuscire ad andare avanti e tramite quelle riuscire magari a scriverci anche qualche canzone sopra. Assolutamente, bravo, bella risposta, anche perché poi nel vostro mondo, tu sei giovanissimo, sai bene che si punta più ad apparire che ad essere, quindi il coraggio di essere se Esatto. stessi, anche se bisogna fare il giro più largo, Esatto, però il esatto. mio consiglio è quello di tirare dritto, anche se devi fare la strada più lunga, non importa, però almeno È porti avanti, giustissimo, vero, pensa a te vero, vero, stesso. Io scrivo tanto, sono un appassionato, quindi scrivo molte frasi. E molte volte parlo di libertà, quindi io ti dico una mia frase e poi tu la commenti. Io dico sempre Ok. che l'essere liberi non significa essere soli, ma essere circondati dalle persone giuste. È una frase azzeccatissima questa. È veramente, cioè, nel senso, bellissima. Cioè, Grazie. quando ti circondi delle persone giuste, non ti senti. Ah no, aspetta, partiamo dal contrario. Quando ti circondi delle persone sbagliate, ti senti sempre come dentro una gabbia, come se tu dovessi adattarti spesso anche a quello che gli altri vogliono fare, quello che gli altri ti dicono. È come se tu ti dovessi accettare per quello che, cioè per come gli altri ti vedono, effettivamente. Invece essere liberi, come hai detto te, è volersi circondare anche di persone giuste, avere le persone giuste accanto. E, in questo modo questa gabbia, la metafora di questa gabbia ormai utilizziamo, non esiste fondamentalmente, perché queste persone si ritorna sempre anche il coraggio di essere se stessi. Ti accettano per come sei e è questa la cosa bella della frase che hai detto anche te. Ecco perché ti ho letto questa frase, perché tu prima mi hai detto che devo fare in modo il tuo coraggio di essere se stessi, quindi ho collegato quello. Circondarsi di persone giuste alla fine non le scegli te, perché alla fine in automatico arriveranno vicino a te le persone che la pensano come te, Esatto, quindi esattamente. resta serenissimo. Ti va di accennare così a cappella solo la parte rap di Himalaya? Che a me piace Un tanto, quindi pezzettino, un sì, un pezzettino. pezzettino, sì. Ok. 1, 2, 3. Tu mi frulli in testa durante la notte, come parole non dette al cellulare a volte. Sei quella spinta interna che mi ricorda la vita. So che la nostra storia non è mai finita. Perfetto, grazie mille.
E allora ti ricordo che la tua canzone, adesso diciamo la nostra, ma la tua canzone passa Sì, almeno quattro assolutamente. volte in radio, quindi complimenti, complimenti, Grazie, complimenti. grazie mille, grazie davvero. Siamo stati in diretta su radio1fire.ch, siamo stati in diretta su Facebook, la nostra puntata rimarrà sempre lì, quindi la potranno vedere quando vogliono. E Ok. domani la troverai su Instagram, la troverai su YouTube. Perfetto, E molto niente, bene. adesso ti apparirà una frase. Ok. Eccola qua, che è il nostro slogan. E intanto, prima ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie Ti davvero. faccio un grande in bocca al lupo, continua a seguirci, tienici aggiornati dei tuoi progetti. E Certo, certamente. poi al mio tre diciamo insieme questa frase. Ok? Ok. 1, Ok. 2, 3. Solo Solo se ti rende se ti rende felice. felice. E questo è il mio augurio per te. Fai tutto quello che ti rende felice. Ok? Grazie mille, grazie Ciao davvero. Federico, grazie. Ciao, Ciao ciao ciao. Fede, ciao ciao. Benissimo, ecco, siamo partiti. Eravamo un po' arrugginiti, però è andato tutto bene. Anche questo grazie al nostro regista Jenny, grazie ancora di tutto, grazie al direttore artistico Gino Azzato, ideatore del programma. E nulla, siamo partiti benissimo, con un ospite veramente molto interessante. Bravo Federico, e avanti così. Noi ci vediamo tra poco con il secondo ospite, alle ore 22 saremo live di nuovo con Laura Fantauzzo. Quindi, signore e signori, come si diceva una volta in radio, e radioascoltatori, ci vediamo tra poco. Radio One Five for you, for me. Ciao. Musica, parole, parole, emozioni, vivile a pieno. Con Radio One Five. Cercaci, cercaci, cercaci. Seguici, contattaci anche sui social. Radio One Five fa la differenza.